La contemporanea assenza di impiegati e ufficiali di stato civile hanno creato stamattina momenti di caos e proteste al settore anagrafe del comune. Tra ferie, malattie ed un corso di aggiornamento obbligatorio per i funzionari della ripartizione, allo sportello stamattina c'erano pochissimi impiegati che hanno dovuto fronteggiare decine di cittadini che erano in attesa per svariati motivi, dalla semplice richiesta di un atto notorio o estratto di nascita al rinnovo del documento di identità. Stamattina siamo venuti io e mio figlio e siamo qui da più di 2 ore. Quando siamo arrivati non le dico il baccano che c'era qua dentro, gente che gridava, che proprio si bisticciava, e ci siamo informati del perché c'erano soltanto due impiegati. Naturalmente quelle non avevano colpa, giusto, ma ognuno che doveva fare i suoi lavori naturalmente rimaneva a gridare o se ne andava. Mio figlio deve esportare 2 macchine da Gela in Tunisia, quindi ha pronto il biglietto con le grandi navi, albergo prenotato e tutto. Ora una delle 2 macchine è intestata a me. Perciò siamo venuti qua per avere l'autorizzazione, sia per mio figlio, sia dovevo fermare pure io, no? Quindi come faceva? Cioè, lui ha fatto ricorso alla polizia perché proprio, cioè allora io ho perso un sacco di soldi qua e rimango sempre con le mani vuote. Ha chiamato la polizia. In questo caso sono stata d'accordo anch'io. Sono venuti e con la polizia, l'aiuto vostro, dei giornalisti, si è sbloccato tutto. Tutti sono apparsi, tutti soddisfatti. Naturalmente quelle che se n'erano andate e basta, naturalmente. Però gli altri che sono rimasti sono stati e siamo stati tutti soddisfatti. Io proprio ora ho firmato l'autorizzazione. E quindi siamo gli ultimi ad andarcene. Alcuni di loro, esasperati, hanno chiesto l'intervento della polizia, che è giunta dopo pochi minuti in municipio. Il sindaco Greco e il vice Di Stefano hanno cercato di tamponare l'emergenza disponendo, insieme al dirigente del settore Montana, una ricognizione del personale disponibile anche da altri settori. Stamattina abbiamo verificato che c'era questo disservizio causato dall'assenza anche di 2 persone che purtroppo stamattina erano in malattia, più altre 2 che erano già in ferie programmate e purtroppo hanno causato questo, c'è stata questa situazione. Immediatamente abbiamo reperito altre unità da altri settori, ma che avevano la possibilità e la capacità di sopperire a questa mancanza, e quindi abbiamo ristabilito un po' quella che era la normale funzione dell'ufficio. La situazione si è normalizzata in tarda mattinata, ma molti cittadini hanno rinunciato, stanchi di aspettare. L'ufficio anagrafe, settore sottodimensionato, è spesso al centro di lamentele dei cittadini.